Sì, credo che la patria di Beccaria non si possa permettere, per citare una sola questione, una condizione del sistema carcerario tale da meritare le condanne anche in sede europea. È una questione che deve essere affrontata al più presto attraverso l'individuazione delle risorse necessarie per ammodernare il nostro sistema e anche attraverso un'azione per individuare i reati eventualmente da depenalizzare, sempre fermo restando il sacrosanto diritto del cittadino a godere della sicurezza. Io la risposta gliel'ho data, ma lei il microfono funziona. Si guardi la trasmissione di ieri sera. Allora, andiamo, procediamo. Ieri sera mi sono confrontato con Vendola, non l'ha vista. Sulle carceri, lei ha avuto un momento di riflessione. Sì, siamo la patria di Beccaria, siamo da anni ormai considerati inadempienti anche in sede europea rispetto al principio della Carta dei diritti dell'uomo, di rispetto della dignità del cittadino anche se detenuto. È evidente che dobbiamo uscire da questa spiacevole condizione attraverso delle riforme, attraverso l'individuazione delle risorse necessarie per potenziare le nostre strutture carcerarie. Personalmente credo che sia arrivato anche il momento di individuare dei reati da depenalizzare, ovviamente fermo restando che la sicurezza del cittadino è un valore primario. Io penso che dico che in generale poi c'è un discorso che chiaramente riguarda il difensore in generale, c'è sicuramente un problema serio che va affrontato, anche perché se il difensore, l'integrità e la tutela del difensore è l'unica garanzia per la tutela effettiva dei diritti dei cittadini, un po' quello che abbiamo detto oggi, difensore forte, cittadino meglio tutelato. Se l'autonomia e indipendenza del difensore viene intaccata, chiaramente la difesa è meno efficace, quindi questo è un problema serio di natura generale, di principi che va sicuramente ribadito. State valutando eventuali iniziative? Come ordine in questo momento non possiamo, per i motivi che ho già detto, cioè la vicenda disciplinare, fare nessun tipo di intervento. Chiaramente a livello nazionale con tutti gli altri ordini siamo impegnati proprio per rivendicare questa autonomia e indipendenza anche per quello che saranno, cioè per come sarà formato il prossimo governo. Noi faremo anche delle manifestazioni sia a livello regionale che a livello nazionale in cui chiederemo alla politica delle risposte serie che riguarderanno sicuramente la giurisdizione penale, anche il problema dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. Quindi lo ribadiremo a livello nazionale in questi incontri, penso nel mese di gennaio, con i rappresentanti dei vari partiti politici.